Si è tenuto nella sede di Viattadino il secondo congresso della FNS CISL territoriale, il sindacato di categoria del comparto della sicurezza che riunisce vigili del fuoco, polizia penitenziaria e guardie forestali. Giovanni Pace, segretario generale riconfermato della FNS CISL di Milano e anche vigile del fuoco, quali sono i problemi più rilevanti per la categoria? Allora, intanto ringrazio il Consiglio Generale che mi ha riposto la fiducia per i prossimi 4 anni, cercando di arrivare agli obiettivi che noi ci siamo prefissi. I problemi dei Vigili del Fuoco, come tutti sappiamo, fra 2 anni abbiamo a Milano l'Expo e quindi dobbiamo prepararci a essere competitivi in caso dei nostri interventi. I problemi sono sempre i soliti, insomma lo stipendio è quello che è, lo stipendio basso, che non si arriva a fine del mese, il problema dei mezzi che sono vecchi e quindi sarebbe opportuno anche in previsione dell'Expo di cominciare a avere dei mezzi nuovi e soprattutto avere degli uomini che siano preparati sul territorio. Noi puntiamo sulla prevenzione incendi, che è uno strumento che noi serve a noi stessi per coordinare sia la popolazione sia l'operatore della sicurezza. In questa FNS siamo in 3 comparti che sono i Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato. Questi 4 anni abbiamo raggiunto dei bei obiettivi, cerchiamo sempre di andare più avanti per dare una risposta ai lavoratori. Al congresso sono intervenuti anche il segretario generale della FNS CISL nazionale Pompeo Mannone e il segretario generale della CISL di Milano Danilo Galvagni. Mario Tossi, segretario generale aggiunto della FNS CISL di Milano, lei si occupa in particolare di polizia penitenziaria, un tema quanto mai scottante. Noi come comparto della Polizia Penitenziaria sul territorio milanese, ma oltre sull'area metropolitana ormai definite, abbiamo delle grosse difficoltà sia sulla gestione dell'utenza, ma oltre dell'utenza, ma anche sulla questione organizzativa, sia sulla gestione dei trasporti della detenzione sui vari titoli milanesi, ma anche nazionali. Oltre questo abbiamo una grande difficoltà sulla questione organizzativa dei carceri, perché la nuova situazione che predispone il riassetto di tagli anche di organico oppure di riorganizzazione su 5 strutture che gestiamo fino al settore di Monza, abbiamo anche delle situazioni di 41 bis dove entreremo nello specifico su alcuni argomenti dove noi denunciamo a livello contrattuale. Quello che noi diciamo soltanto come l'FNS sul settore penitenziario è che bisogna un attimo equilibrare gli equilibri sugli organici, ma oltre quello nuove organizzazioni per dare spazio a quelle strutture come Bollate, che è attenuata, per cui nuove organizzazioni, dove nuovi sistemi per reinserire anche il detenuto come l'articolo 27 della Costituzione, ma oltre quello vogliamo anche che le altre strutture dove ci sono grandi pressioni come Opera, quella, partino grandi progetti. La segreteria della FNS CISL di Milano si è poi completata con l'elezione di Giuseppina Avino in rappresentanza delle guardie forestali.